Presso il Polo Museale di Lanciano si è svolto un interessante incontro formativo promosso dall'ATIR di Lanciano in collaborazione con gli ordini professionali per parlare di rigenerazione urbana per riqualificare il patrimonio ATIR anche attraverso la nuova legge urbanistica regionale. Fausto Memo, presidente dell'ATIR Lanciano Vasto, voi credete molto nella formazione? Sì, assolutamente sì. Negli ultimi anni abbiamo organizzato diversi convegni, abbiamo colto l'occasione per la nuova legge urbanistica perché crediamo che sia fondamentale calare le problematiche dell'ATIR che abbiamo sul territorio e confrontarle con la nuova legge urbanistica. E ringrazio oggi la presenza degli architetti e gli ingegneri con cui abbiamo collaborato per mettere in piedi questo seminario. Giuseppe D'Alessandro, direttore dell'ATIR Lanciano Vasto, che modera questo incontro, rigenerazione urbana. Ecco, perché l'ATIR ha organizzato questo incontro? Dopo anni di approfondimento abbiamo istituito una sorta di laboratorio interno per valutare bene il patrimonio e i dati sul patrimonio in relazione anche alla demografia, ai cambiamenti climatici e alla ormai necessità anche in linea alle normative europee della rigenerazione urbana. È evidente che i quartieri ATIR, i luoghi della vita, dell'abitare, sono luoghi che interessano non solo l'involucro ma anche le persone che vi sono dentro. È proprio questo il motivo che questo ciclo di seminari che ATIR ha avviato concluderanno sostanzialmente con un manifesto sulla rigenerazione urbana del patrimonio residenziale che vuole essere utile alle amministrazioni, al mondo delle competenze professionali e quindi evidentemente anche agli attori economici che possono insieme all'ATIR, nella logica del partenariato pubblico-privato, avviare un cambiamento e quindi una rigenerazione urbana. Quali opportunità offre la nuova legge urbanistica regionale? È uno dei pezzi, degli argomenti che possono essere utili nel riavvio della programmazione e pianificazione dei territori. La legge parla espressamente anche di edilizia residenziale e sociale e quindi quello che è elemento di innovazione per ATIR, per quanto riguarda ATIR, è la possibilità di riavviare attraverso la nuova legge regionale la pianificazione di ricostruzione e rigenerazione, ovviamente senza consumo di suolo e quindi nella logica e nella logica della sostenibilità ambientale e quindi della qualità dell'abitare.